Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh ragazzi, prima di mandare il video che uscirà a breve per fare gli ringraziamenti, gli auguri, che sarà un video particolare, io a questo punto un mio amico ieri mi fa, dice: ma hai visto cosa è successo Sandro? Dico: no, cosa è successo? È su Facebook così e così. Dico: vai a vedere, perché c'è una c'è un post su Pisa, eccetera eccetera. Ma dico io: va bene, io vado a vedere. E ora vi faccio vedere il post, che è veramente, secondo me, un assurdo, che certe cose ma non hanno, cioè io sinceramente non so cosa dire. Comunque ve lo faccio vedere, lo metto subito in sovraimpressione. Eccolo qua. E dell'UNIP, quindi Università di Pisa. Ho visto solo ora, con profondo dispiacere, che il Pisa Calcio domina la classifica di Serie B. Questo significa che, se la situazione dovesse rimanere inalterata da qui a fine stagione, il prossimo anno ci ritroveremo branchi di tifosi ad assediare Pisa ogni due settimane, con numeri da Serie A. Ma non si può fare nulla? Tipo dichiarare l'Arena Garibaldi inidonea ad accogliere decine di migliaia di tifosi e farli giocare sempre in trasferta? In alternativa, qualcuno conosce un buon gufo da contattare per far sì che il Pisa non raggiunga nemmeno i playoff? Ora, io non ho parole, però ho detto: ma dico, al di là dei vari commenti, ma se uno vuole essere insultato, no? Voglio dire, basta che uno magari lo dice, uno lo insulta. Voglio dire, c'è bisogno che, insomma, di fare questi post allucinanti, e poi non si firma perché, essendo un gruppo universitario, però voglio dire, ci dovrebbe essere, insomma, dei moderatori che al limite eliminano certi post, cioè, nel senso, perché sembra che siano, cioè, non sembra, sono rivolti alla città e mi sembrano anche offensivi. Ecco, poi se andate a leggere, a me me ne è rimasto uno impresso, e niente, io lo faccio vedere, mi è rimasto impresso una risposta, e ve la metto subito in sovraimpressione. Ecco, la risposta è questa. Paola Bucarelli dice: nel dubbio incomincia a tornare al tuo paese, così non avrai problemi. Translate in pisano: ma ti levi di ulo. E io chiaramente mi sono associato. Mi sono associato perché mi sembra il minimo. Vabbè, era solo per, insomma, per dire. Io comunque metto il link qui sotto, così se qualcuno vuole andare a dare un'occhiata e trova, insomma, trova questo post, che io ritengo veramente una cosa fuori luogo, fuori dalle righe. Se uno non piace, uno c'è sempre l'alternativa, prende e va altrove, altri lidi, nuovi orizzonti, non lo so. Per carità, nessuno ti obbliga a stare qua, dire, non sei obbligato, nessuno ti obbliga ad andare allo stadio, nessuno ti obbliga, uno è libero di fare quello che vuole. Non ti piace stare qui, anzi da che te ne vai. Semplice, no? Ma voglio dire, non c'è bisogno di fare sti post e di essere insultato così a gratis. Io penso che sia un post dove questo qua ha bisogno di aiuto, insomma, chiede aiuto, perché, cioè, non voglio dire, poi ci sono tanti centri, insomma, polifunzionali, dove uno psicologi eccetera eccetera. Dico, magari può essere che uno chiede aiuto, e quindi, nel senso, uno dice: guarda, c'è questo posto dove sicuramente ti aiuteranno. Beh, questo era giusto per, e la chiudo qua, basta, perché perché poi noi abbiamo il nostro gufo, quindi noi il gufo ce l'abbiamo già. C'è bisogno che tu inciti a trovare altri gufi? Noi il gufo ce l'abbiamo. Beh, io lo nomino sempre, anzi lo ringrazio, perché lui è più gufa e più noi si vince, quindi grazie al gufo. E ora abbiamo anche il corvo, ragazzi, ma veramente qui è una cosa, abbiamo il gufo e abbiamo anche il corvo, abbiamo assoldato anche il corvo.
Quindi meglio di così non possiamo andare. A questo punto uno e l'altro abbiamo. Li abbiamo entrambi e va bene. Beh, meglio così, insomma, così magari ci darà anche una spinta in più, insomma, per arrivare anche più avanti, insomma, di come siamo adesso. Beh, io poi l'ultima cosa prima di chiudere è questa. Pisa Calcio? No, perché il Pisa, grazie al Corrado, è tornato ad essere Pisa Sporting Club. Quindi, insomma, voglio dire, registrati, datti una regolata, studia, perché forse studi poco, quindi bisogna che tu studi un po' di più, e non è più Pisa Calcio. Quindi adeguati, perché questo è il discorso, no? Beh, io per questo breve video la finisco qua. E vi ricordo che breve, a momenti, uscirà il video augurale. Augurale, perché io devo ringraziare tutti. Il canale sta crescendo, gli iscritti stanno crescendo. Quindi grazie a tutti e grazie di seguirmi. Pollice su se vi è piaciuto questo video. Commentate, mi raccomando. E poi io vi ricordo una cosa. Il Pisa resta e tutto il resto passa. A tra poco per il video.